Torna Balfino al canto, un appuntamento importante per la vallata, ma non solo. Sì, Balfino al canto diciamo che è una manifestazione importante per tutta la Vallata del Fino e non solo per Arsita, perché è una manifestazione che ormai da 25 anni porta sul nostro territorio numerose persone, ma anche persone che provengono da tutte parti d'Italia e anche dall'estero. Quindi questo diciamo è un po' il motore nel periodo estivo del movimento di persone nella nostra vallata e poi soprattutto della riscoperta di quelle che sono le nostre tradizioni popolari. Questa è la 25ª edizione ed è la sua prima edizione da sindaco, visto che è un sindaco neoeletto, tra l'altro la prima sindaca donna della Vallata. Sì, è la prima edizione che appunto faccio come sindaco, non nascondo la mia emozione rispetto a questa cosa e anche l'onore comunque di essere sindaco di un paese così piccolo che però riesce ad esprimere una manifestazione così grande. Ecco, ed è anche un'occasione per fare insomma anche un po' di marketing territoriale, turismo, si parla sempre di paesini, dell'entroterra, della montagna, della collina, insomma che poi si spopolano ovviamente, soprattutto di presenze giovanili. Sì, sicuramente, diciamo, proprio credo che uno dei valori, oltre appunto alla riscoperta delle tradizioni popolari che questa manifestazione porta, è proprio quello, cioè la promozione del nostro territorio, ma non solo, di tutto il territorio della Valle del Fino e anche quindi la possibilità ai giovani, sia quelli presenti sul territorio, sia quelli che comunque per ovvie ragioni sono andati, diciamo, via in cerca di lavoro, per chi vuole scoprire le nostre tradizioni, i nostri posti, è un modo per tornare e per assaporare appieno quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. L'associazione Altofino organizza Balfino al Canto, la 25ª edizione, dal 9 all'11 agosto. Ecco sì, ci troviamo alla 25ª edizione, una festa che nell'arco dei 25 anni è stata costantemente in crescita e si è affermata come una delle manifestazioni della musica tradizionale più bella, più importante a livello non solo regionale e nazionale, ma il The Guardian l'ha definita l'anno scorso una delle 20 migliori manifestazioni tradizionali a livello europeo e ovviamente questo non può che renderci di gloria, ma sicuramente la gloria che noi riusciamo ad ottenere grazie al numeroso numero di presenza, elevato numero di presenza da parte di gruppi che intervengono non solo da tutta Italia, ma anche fuori Italia, dall'Europa e quest'anno anche dal Sud America. E quindi abbiamo un programma nutrito, oltre che dei gruppi locali della tradizione popolare, la nostra esperienza ogni anno si sviluppa in un confronto continuo con gruppi della musica tradizionale di altre regioni e anche di altre nazioni. Per cui cosa devo dire? Che Valfino al Canto nei 3 giorni, dalle ore 18 del 9 agosto fino al 12 agosto al mattino, la piazza si trasforma in un vero laboratorio di musica tradizionale in cui si sperimenta continuamente nel confronto della musica tra i vari gruppi. È una mescolanza di suoni, di canti e di balli dove si cerca di riscoprire l'identità della propria tradizione, la propria identità in uno sviluppo di innovazioni nella mescolanza dei suoni con altre regioni e altre nazioni. Ci saranno anche ospiti nazionali? Sì, ci saranno ospiti, gruppi nazionali, abbiamo dal nord, dal Piemonte alla Toscana fino alla Lucania e la Campania, abbiamo gruppi provenienti da tutte le parti d'Italia, dal nord a sud, per cui il confronto è molto ampio, oltre che, ho detto già, gruppi che provengono da fuori Italia, dall'Europa, dal Sud America.